Anni duri gli anni 70, anni di sangue, di odio, anni di piombo, anni in cui uscivi al mattino, i libri in spalla e chissà se poi tornavi. Non tornarono Franco Bigonzetti e Luigi Ciavatta, 19 anni il primo, 18 il secondo, come non tornò Stefano Recchioni. Era il 7 gennaio del 78, 36 anni fa, la strage di via Acca Larenzia. Erano di destra Franco, Luigi e Stefano, ragazzini assassinati da quell'odio politico che di lì in avanti avrebbe mietuto decine e decine di vittime, da una parte e dall'altra. Luigi Ciavatta e Franco Bigonzetti furono uccisi sulla porta della sezione del Fronte della Gioventù, falciati da una raffica di Scorpion, la stessa machine pistol che anni dopo, sotto la sella a cinque punte delle Brigate Rosse, avrebbe firmato gli omicidi di Ezio Tarantelli, Lando Conti, Roberto Ruffilli. A rivendicare l'attentato furono i nuclei armati per il contropotere territoriale. Abbiamo colpito i topi neri, non si illudano i camerati, la lista è ancora lunga. Sotto inchiesta finirono alcuni ex militanti di Lotta Continua, tutti assolti per insufficienza di prove. A fredare Stefano Recchioni fu invece un carabiniere, sempre lì, in via Calarenzia, un proiettile in fronte durante i disordini che seguirono l'attentato. Fu dal sangue di quei tre ragazzi che nacque lo spontaneismo dei nuclei armati rivoluzionari. Altro piombo, altre croci, altro odio. Come quello vomitato durante la diretta di Radio Popolare, i cadaveri di Franco, Luigi e Stefano ancora caldi. Sono stati uccisi due fascisti e sono troppo pochi. Ah! Sono troppo pochi! Cristo! Parliamoci chiaro. Ammazzano, spacciano eroina, sparano, mettono le bombe, fanno saltare treni. Ora dico, ne hanno accoppati due. E vabbè, e allora? Sono pochi. Vanno accoppati tutti, dal primo all'ultimo. Erano appena morti tre ragazzini, il 7 gennaio di 36 anni fa.